nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale, edizione che apriamo parlando di pastore, di pecore e di lupi. Lui è Valerio Iotti, abita a Sivizzano di Fornovo, fa il pastore, ha solo 20 anni e spesso dice: mi sono trovato a tu per tu con il lupo. La prima parte dell'intervista è un modo per spiegarci che cosa vuol dire essere pastori oggi, essere pastori da generazioni. Nella seconda invece Valerio punta l'accento sull'invadenza e il rapporto che quasi quotidianamente da alcuni anni a questa parte ormai si trova ad avere proprio con il predatore. Siamo ai piedi del Monte Prenzera, dalla parte di Sivizzano, a 10 minuti dall'abitato di Fornovo. Parlare di pastorizia nel nostro territorio e con un ventenne è sicuramente una rarità, ma per Valerio Iotti è una cosa naturale. È cresciuto portando al pascolo le pecore sin da piccolo, aiutando così la sua famiglia. Ora deve fare i conti con il suo futuro e allora la spensieratezza di essere libero e felice a contatto con la natura ha i suoi limiti. Limiti come la troppa invadenza del lupo in questi ultimi anni. Rispetto al padre e al nonno, il suo rapporto con il nemico numero uno dei pastori non è dolce, ma dolcissimo. Anche il lupo deve mangiare, però c'è un limite a tutto. Per difendersi da questa minaccia, la provincia ha creato un recinto di protezione dietro casa, ma non basta. Siamo una generazione di pastori, da mio nonno a mio papà, poi c'era anche mia mamma e mia sorella e adesso ci sono io. Ho studiato anche meccanica, 2 anni alle superiori, qua a Fornovo. Adesso, intanto che cerco lavoro come meccanico o qualcosa d'altro, vengo qua in azienda da mio nonno a dargli una mano. Ce l'ho nel sangue, mi piace molto gli animali. Anch'io ho qualche pecora e capra e sono molto contento di star qua fuori con loro in mezzo alla natura. Parto dalle 7:30-8 di mattina fino alle 4:30-5 del pomeriggio. Sono sempre fuori con al pascolo con le pecore, alla sera torno a casa, vedo che sono belle sazie. Questa cosa mi dà molta felicità. Esco un po' con gli amici, ma mica sempre, perché non sembra, ma continuare a camminare tutto il giorno, vengo a casa un po' stanco. Con le pecore guadagni mai poco, però mi dispiacerebbe molto non vedere più i miei animali. Se dovessi trovare un posto di lavoro fisso sarei più contento. Se tipo un domani dovrei avere famiglia, se i miei figli vogliono fare anche questo mestiere, non gli dico di no, però sarebbe meglio che se magari andassero a lavorare, perché lavoro un po' un lavoraccio, diciamo. No, è una scelta di vita. Perché a me piace molto questo mestiere, anche se purtroppo ci sono in giro i lupi che sono, diciamo, una minaccia per noi, perché come tutti sapete il lupo è un predatore e viene anche a prendermi le pecore. È già successo anche anni indietro che tra morte e ferite ce ne sono state 25, se è mica stata una, via. Però il lupo non ha mica proprio colpa lui, perché deve nutrirsi e tutto. Infatti adesso quando sono qua fuori di solito vedevo molti caprioli, ma adesso ne vedo pochi. Vuol dire che qui nei paraggi c'è il lupo. 15 giorni fa mi aveva partorito un asino e allora l'ho lasciata fuori per mangiare un po' d'erba che faccia più latte, e l'asinello c'aveva 8-10 giorni, arriva una notte, sono venuti giù i lupi e me l'ha mangiato, nonostante i cani, 5-6 cani slegati, tra cui 2 maremmani che sono apposta per i lupi. Un mese fa che c'era mio nonno lì con le pecore alla distanza di 100-150 metri, infatti ho chiamato mio nonno di venire giù perché c'era il lupo. L'abbiamo visto io e mio padre, e la provincia ci rimborsa, per modo di dire, perché dopo loro trovano la scusa del cane randagio e ci dan poco. Il lupo purtroppo esiste e non si può mica togliere, perché è un animale protetto, anche se te lo uccidi dopo, però vai nelle grane, vai ai processo, mica processo, la galera e via. E di pecore e di lupi, ovviamente con tutto un altro tenore, si parlerà domenica prossima, 10 luglio, quando si andrà alla scoperta della natura, dei pascoli, della vita delle pecore, del lavoro dei cani, della magia del lupo e dei sapori di una volta, insieme alla guida della riserva dei Ghirardi e ai pastori, accompagnando il greggio al pascolo nelle mattine d'estate. Potrete passeggiare dunque nel pascolo, al limitare del bosco di cerri, osservando l'azione di mantenimento delle aree erbose di pecore e capre, osservando il lavoro di difesa del greggio e
dei cani maremmani, quello di conduzione del Border Collie. Incontrerete piccoli animali del prato come i grilli, le farfalle e le libellule. Osserverete il volo del falco, ascolterete i canti di alcuni uccellini. Al termine dell'uscita potrete assaggiare i prodotti caseari realizzati con il latte delle capre con cui avrete trascorso la mattinata. Si parlerà di lupi e dei piccoli produttori agricoli e della lana della Valtaro. Tutto questo dalle 9 alle 12.30 con partenza dal centro visite della riserva naturale regionale dei Ghirardi, uscita con guida GAE WWF insieme al pastore con il e i cani da conduzione e da guardiania. Una mattinata che si ripeterà anche nelle domeniche del 7 agosto e dell'11 settembre. Il costo è di 12 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini al di sotto dei 14 anni. È necessario però la prenotazione al 349-7736093. Domenica 10 luglio a Bardi, in località Lago Monti, si tiene il primo battesimo della Sella, un evento gratuito aperto a tutti organizzato dal Comune in collaborazione con il circolo ippico Il Faggio. Il programma prevede alle 11 l'inizio del battesimo, poi alle 12.30 pausa pranzo, alle 14.30 si riprenderà con il battesimo della Sella e alle 16 gimcana a cavallo. Per tutto l'arco della manifestazione funzionerà un servizio bar. E ora andiamo a Berceto perché è tutto pronto per accogliere la 11ª edizione dello Squinterno Festival, uno dei festival più pazzi ma che richiamano davvero tantissime persone, migliaia e migliaia di presenze in quel di Berceto per 3 giorni, da domani e fino a domenica. Sono oltre 50 gli eventi che caratterizzeranno l'edizione 2016 dello Squinterno Festival al Via Berceto da domani e sino a domenica 10 luglio. Una 3 giorni ricca di incontri culturali, artistici, mercatini e stand gastronomici. Immancabile sarà il chiosco che serve le bibite dentro la tazza dello Squinterno, non solo il gadget del festival, ma un vero e proprio simbolo dell'evento. Una grande festa che richiama in paese migliaia di persone, giunta ormai all'11ª edizione, che ancora una volta propone un ricchissimo programma di iniziative e numerose novità, mantenendo sempre il suo spirito di ecofestival. Come dicevamo, infatti, da anni il simbolo del festival è la tazza, comoda e pratica, che aiuta a risparmiare plastica e diventa un divertente e utile gadget da portarsi a casa con una spesa di pochi euro. Quest'anno, oltre alla tazza e all'immancabile magliette con il logo della nuova edizione, si potranno acquistare simpatici regali in appositi spazi. La novità assoluta dello Squinterno riguarda l'aspetto culinario. A sfamare il numeroso pubblico vi saranno diversi food trucks collocati in piazza San Giovanni Bosco, la piazza del mercato, e si avrà anche la presenza dell'artista Gola Undun, che realizzerà un murales durante i 3 giorni del festival. Domani apre i battenti con un suggestivo aperitivo al castello accompagnato da Radio Evolution che, come tutti gli anni, è presente per l'intera durata della manifestazione. In piazza Barbuti si avranno eventi musicali, mentre a Villa Berceto si terrà lo spettacolo Due Passi Sono. Spettacolo onirico invece al castello con Carlo Ferrari che chiuderà la serata. Sempre domani poi si potrà assistere ad una live video performance in piazza San Moderanno, ripetuta sabato sera al castello. E sabato per l'appunto sarà la giornata più densa di iniziative a partire già dal primo pomeriggio e sino a notte inoltrata. Avremo concerti, presentazione di libri, letture, spettacoli teatrali. In ogni piazza del paese concerti, compresa la location del castello. Anche quest'anno avremo i live acustici del lavatoio, tra cui un concerto d'arpa. Infine domenica avrà una programmazione dedicata ai bambini e alle famiglie in particolare, con letture e giochi. Contemporaneamente si svolgeranno ovunque per le vie del paese diverse performance e concerti, sino alla conclusione degli eventi musicali con l'esibizione della banda Rulli Frussi in piazza Barbuti e le danze in piazza San Moderanno. Come sempre, in parallelo agli eventi, le vie del paese saranno vivacemente allestite da bancarelle rigorosamente artigianali. L'assistenza pubblica di Borgo Taro Albareto invita tutti i giovani che vogliono svolgere un anno di servizio civile ad affrettarsi a contattare i responsabili dell'associazione per chiedere informazioni. Il servizio civile, lo ricordiamo, è una opportunità sia formativa che economica per i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni. Si trascorrerà un anno presso l'associazione come supporto ai volontari e come aiuto alle persone più bisognose, ricevendo uno stipendio di 433 euro mensili per un impegno
impegno di 30 ore settimanali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata posticipata all'8 di luglio, quindi contattate i responsabili allo 0525 90 660 per avere proprio un incontro. Come sapete, nel periodo estivo la stazione ecologica del comune di Bedogna ha nuovi orari di apertura. Vediamoli insieme: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Da domani a lunedì 11 luglio a Bedogna si terrà la festa della Madonna di San Marco, Luna Park, nelle giornate di sabato e domenica, poi ancora fiera per le vie del paese. Inoltre nella serata di domenica alle ore 21 si celebreranno i Vespri e la Santa Messa e a seguire il concerto del corpo bandistico della Glenn Miller alle 23:30, lo spettacolo pirotecnico che sancirà la fine di una delle feste più attese di tutto il territorio della Valtaro e della Valceno. Come dicevamo, si comincia domani. Inizieranno questa sera con la prima giornata del triduo solenne di preparazione le celebrazioni per la ricorrenza della Madre di Consolazione, meglio conosciuta come la Madonna di San Marco. Una ricorrenza che si articola principalmente su quattro manifestazioni di carattere religioso attorno al quale si costruisce poi tutto il resto della sagra. Quattro manifestazioni che sono principalmente la Santa Messa per gli anziani e gli ammalati il sabato pomeriggio alle 16, la solenne celebrazione alle 10 della domenica mattina in santuario, solitamente appunto alla presenza del vescovo, poi nel pomeriggio la benedizione dei bambini alle 17 e la Santa Messa per gli emigranti alle 18:30. Attorno appunto a queste quattro celebrazioni principali, cerimonie religiose principali, si costruisce poi tutto il resto, ossia sia la parte ludica che il resto della parte religiosa. Sì, è proprio il tema della preghiera che ci accompagnerà in questi giorni, perché la Madre di Consolazione appunto ci consola nella misura in cui ci conforta, nella misura in cui noi ci disponiamo a ricevere il suo conforto, la sua intercessione, la sua protezione. Ecco il senso del triduo che ci accompagnerà in questi giorni, da questa sera, giovedì, fino a sabato, un triduo in preparazione, così pure il momento del ringraziamento il lunedì, soprattutto con gli ex alunni, per riconoscere quello che è una storia significativa. Definirei così la storia di questo luogo. È la storia di una fede vissuta insieme, nel segno dell'appartenenza alla Chiesa. La Madre ha il compito di aiutare tutti noi a vivere in unità. Il motivo per cui anch'io sono coinvolto come vicario episcopale della zona. Cos'è un vicario? È una funzione che viene esercitata al posto, in quel momento, del vescovo. È il vescovo che si fa carico della sua diocesi e anche della nostra zona e diventa segno di unità. È molto bello che un vescovo solo ci raffiguri un unico modo di essere cristiani, che è l'unità. Un papa solo ci raffigura la tensione all'unità in tutto il mondo, è una cosa straordinaria. Noi siamo, le nostre comunità sono come un'opera meravigliosa, perché questo Dio Padre esercita la misericordia, ma noi siamo un po' come quei figli della parabola, ognuno prende una sua strada, cerchiamo ognuno l'affermazione di sé. Il Padre che cosa fa? Resta fermo come centro di unità, centro di attrazione. Ecco, è bello pensare a Maria, Madre di Consolazione, legata a questo luogo di Bedonia, come colei che si prende cura delle nostre ferite. Un po' noi siamo un po' soggetti a queste ferite, noi contrastiamo l'unità, a volte ci dividiamo in gruppetti, facciamo delle piccole guerre, poi ci sono le grandi guerre, ma ci sono troppe guerre perché siamo troppo legati a noi stessi. Ecco, Maria ci aiuterà in questa esperienza di unità.
E restiamo ancora a Bedonia perché ieri sera è partito il primo appuntamento dei lunedì di festa in piazza, mercoledì in ballo. In scena c'era l'orchestra di Paolo Bertoli. Si chiama Mercoledì in ballo, l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Bedonia e dall'orchestra Paolo Bertoli, che ravviverà appunto tutti i mercoledì di luglio. Quattro serate aperte ieri sera dall'orchestra di Paolo Bertoli con una musica, diciamo una serata di liscio classico, e poi continuerà come? Andrà avanti con mercoledì prossimo, ci sarà la fisarmonica di Alberto Calle, e poi il terzo mercoledì del mese ci sarà la corrida di Luca Alberto Ricci, diciamo che un po' fuori dal ballo, una serata divertente con la corrida, e poi per chiudere il mercoledì luglio ci sarà il gruppo folcloristico veneto El Canfin. Quindi diciamo una serie di serate musicali di ballo, però con generi diversi, quindi un po' per tutti i gusti. Sì, almeno si accontenta un po' tutti i gusti, come hai detto te, e un po' di ballo, un po' di divertimento, e speriamo che sia un'iniziativa, che voglio ringraziare anche il Comune di Bedonia e la Serena Previ, assessore al turismo, per questa nuova iniziativa nel nostro paese. Si è aperto questa sera con appunto una serata classica di ballo liscio, che è sempre gradito. È sempre gradito, certo, per tutta la nostra valle un po' di movimento, un po' di allegria ci vuole. Viva l'orchestra Paolo Bertoli. Ecco, appunto, dicevamo, il repertorio naturalmente è quello dell'orchestra di Paolo Bertoli, ovvero? Facciamo un repertorio un po' di tutto, anni 60, 70, liscio, tutto quanto, balli latini, balli di gruppo, cioè tutto e di più. Cercare di far muovere un po' le gambe alla gente. Alla gente, certo. È il nostro compito questo, di far ballare, di far divertire. E naturalmente la gente risponde sempre molto bene. Sempre, meno male, guarda, possiamo dire, anzi ringraziamo tutto il nostro pubblico che ci segue sempre in tutte le nostre serate. Grazie a loro, insomma, sa anche l'orchestra lavora. Grazie. Domenica nella riserva di pesca turistica di Santa Maria del Taro in comune di Tornolo torna il progetto 3T, ovvero una giornata di pesca dedicata alle persone diversamente abili e ai giovani, trascorsa sulle acque del fiume Taro nel tentativo di pescare trote, il cui numero sarà incrementato per l'occasione con un ripopolamento straordinario di animali. La manifestazione, organizzata dall'Arcipesca Fisa di Parma in collaborazione con il comune di Tornolo, vede la partecipazione di associazioni per l'aiuto a persone diversamente abili che operano sul territorio della nostra provincia, e avrà inizio alle ore 10:30 per concludersi intorno alle 14:30, e vedrà riservato in via esclusiva ai partecipanti un tratto di fiume della riserva.
Le previsioni del tempo per domani, venerdì 8 luglio. In prevalenza avremo cielo sereno su tutto il territorio, con possibilità di locali e modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma sono escluse precipitazioni. Temperature in aumento nei valori minimi tra 22 e 24 gradi, stabili invece le massime tra 28 e 33 gradi. 33 gradi principalmente si avranno ovviamente in pianura. I venti saranno deboli, variabili. I programmi di questa sera sulla nostra emittente iniziano alle 20.35 con Driver TV, alle 21.30 Viviamo il Comune, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che sballo in TV. Ed è tutto per questa edizione, io mi fermo qui, mi congedo da voi ringraziandovi per l'ascolto. A domani!